Cari quaddisti, buongiorno. Sabato 11 giugno, box Team Cozzi, piccolo particolare, leva frizione, Nico, carter motore, Nico, signori, Nicola Montalbini, fresco da un evento storico. Nicola nel 2010 era già riuscito ad accaparrarsi la prima vittoria di un pilota italiano in campionato europeo quad cross, quindi aveva già raggiunto questo traguardo, ma era una vittoria che era scaturita su terreno italiano, quindi in Italia, pilota italiano, e insomma tante scusanti. Si è andato il 5 giugno, campionato europeo 4 e 5 giugno in Germania, in casa di Stefan Schreiber. Nicola, chi ha vinto? Vinto io. Signori, cari quaddisti, primo posto di giornata in campionato europeo, vittoria in gara 1, secondo posto in gara 2. Nicola Montalbini su Honda Team Cozzi. Nicola, complimenti, ma di più, e raccontaci un attimo questa grande esperienza, questa gara 1 e questa gara 2 che a momenti porti a casa l'Amplen, ci hanno detto. Beh, niente, prima manche sono riuscito a partire in testa e poi partendo davanti ho fatto le mie traiettorie, le mie linee che secondo me erano molto buone e niente, ho subito preso un po' di vantaggio. E poi riuscendo ad avere subito questo vantaggio mi sono distratto un po' perché mi sono concentrato, ho iniziato a fare qualche errore e sono iniziato ad avvicinarsi gli avversari, però poi ho ripreso un attimino in mano la gara, ho avuto qualche problema con qualche doppiato che purtroppo sulla pista non era segnalato, i doppiati era solamente un punto sul saldo dell'arrivo e si erano fatto di nuovo sotto Watson con Coupry, però io comunque non ho sbagliato nulla, ho tenuto duro e ce l'ho fatta vincere. Questa è la prima manche. Seconda manche invece lo stesso, sono partito in testa, solamente che la seconda manche è stato un diluvio esagerato, condizione pesante della pista. Io mi trovavo bene perché sono riuscito a prendere subito un po' di vantaggio da Romain che è partito secondo di tra me. Solamente che purtroppo su una curva ho fatto un errore, mi sono girato e quindi per quando poi sono ripartito ma mi ha passato Romain, io ho provato a stargli dietro e provare ad attaccarlo ma mi arrivava troppo fango sulla faccia, allora ho preferito non esagerare e portare avanti un secondo posto che comunque mi avrebbe fatto vincere il Gran Premio, quindi ho fatto più una gara. Una vittoria in un Gran Premio fuori Italia, ti mancava questo traguardo, mi Nicola? Mi mancava questo traguardo e l'ho voluto con forza, ecco. Questo è importante e soprattutto ricordiamo una grande rimonta rispetto alle prime posizioni delle classifiche, perché purtroppo hai totalizzato 1-0 all'inizio del campionato. E io purtroppo ho 3-0, quindi adesso ho recuperato posizioni, adesso sono sesto. E andiamo avanti così, che a meno di 20 punti dal terzo mi sembra. Sì, quindi vedremo di recuperare ancora perché non sono qui per lottare e provare a vincere. Nicola, sei un grande, hai portato i colori italiani al primo gradino del podio, sia di gara 1 sia del podio di giornata, e soprattutto facciamo una giusta lode anche al tuo compagno di squadra che incredibilmente gara 1 terzo. No, gara 1 ha fatto ottavo. Che aveva fatto un'ottima partenza, poi comunque ha lottato con tutti quanti e comunque sicuramente ha accumulato molta esperienza, che poter partire bene, stare con i più veloci ti aiuta sia moralmente che comunque accumulare esperienza e migliorarsi, quindi sono molto contento per Mattia e sono sicuro che non ci deluderà anche le prossime gare. E poi seconda mancia è partito bene anche lui, ha lottato con tutti, ha tenuto duro la sua posizione ed è venuto questo terzo posto che comunque
è stato un bellissimo risultato sia per lui, chiaramente per Giuliano, che aveva due piloti sul podio. Ecco, esatto, ascolta, affrontando appunto il discorso di Giuliano Cozzi, che è un uomo di una certa età, pensate di ucciderlo quest'uomo, perché ci hanno detto che gli ultimi giri di gara 2, con te secondo e Tia terzo, due sue moto sul podio, cosa che non abbiamo controllato, ma credo che una squadra con due moto sul podio sia una cosa ben rara all'europeo. Sembra che il suo cuore si sia fermato per gli ultimi tre giri. Guarda, io sono contentissimo per Giuliano, perché comunque con tutto l'impegno che ci mette, tutta la fatica, tutti gli investimenti che fa su questo sport, gli ci vuole, perché comunque solamente lavorando come fa lui si riescono anche a ottenere questi risultati. Sì, questo è importante, moto sempre in assetto perfetto, sempre con un motore pronto, ovviamente con un pilota come te che trasferisce alla squadra le indicazioni per migliorare la moto, ma certo un gran lavoro da parte della squadra per darti il mezzo migliore. Certo, certo. Pilota migliore con mezzo migliore, e la vittoria poi deve solo arrivare, grande, certo. Nicola. Là comunque in Germania è stata una seconda manche molto favorevole per noi italiani, perché c'è stato anche un terzo pilota, che è Andrea Cesari, che ha fatto un ottimo sesto posto, e quindi a dimostrazione che comunque poi le gare che abbiamo fatto sul fango sono servite anche per fare esperienza in ottica europea, perché comunque anche Cesari ha fatto un'ottima gara. Sì, quest'anno l'anno scorso, Nicola, vediamo più fango che asciutto per lui. È vero, purtroppo è vero. Grande Nicola, quando la prossima prova dell'europeo? Brevissimo. Già la prossima settimana siamo, esatto, in Danimarca. Là sicuramente sarà una pista non molto favorevole a noi italiani, perché c'è un fondo sabbioso. Però sono sicuro che con la moto siamo andati avanti con lo sviluppo, noi siamo cresciuti e siamo a posto fisicamente, parlo io di Mattia e comunque anche la squadra, quindi ce la possiamo difendere anche là, e non siamo, andiamo là per fare bene, non per fare figuracce. E in Danimarca vedremo se riusciremo a seguirti, sarebbe veramente una grossa soddisfazione per noi, e speriamo anche di portare un po' di tifo per te, magari ci senti in qualche curva quando passi avanti ai box. No, ma per quello lì vorrei ringraziare anche i nostri amici del team Cozzi, che sono venuti là a fare tifo, e sicuramente questo qui è un Pirola, Rigamonti, Rigamonti, Bianchi, che comunque anche il loro tifo ci ha spinto a fare bene e a lottare con sì, tutti. Ma se continuate a vincere così, sono vecchi anche loro, gli viene uno scioppone anche loro gli ultimi tre ma giri, no, che sono contenti anche loro, chiaramente il risultato che è bello sia per noi, per me, ma per tutta la squadra, per tutti i piloti italiani, perché comunque io penso che sia una cosa bella per tutta l'Italia, gli amanti del quad, un risultato del genere anche gli amanti del motociclismo sono. Beh, sicuramente signori, sicuramente all'europeo primo posto è una un presenza risultato costante, e per Diana, grande. Nicola, per concludere, abbiamo chiesto all'ultima prova a Faenza Mattia Torrago, che ha annunciato che l'anno prossimo sarà un QX1, gli abbiamo chiesto ultima curva, ultimo giro, tu e Montalbini in entrata, ha detto: ah, io non mollo, se ne deve uscire uno sono io. Beh, sicuramente io con Mattia ho un buonissimo rapporto fuori dalla competizione, comunque quando siamo qui nei box tutto quanto andiamo d'accordissimo, ci sentiamo spesso per telefono, e sono contentissimo di questa cosa, però chiaramente la gara è gara, ognuno cerca, non di molli neanche te, insomma, e cerca di vincere, è normale, cazzo, povero Giuliano. Tra gara 1 e gara 2 ma sempre col massimo rispetto, quello lì è chiaro, perché massima sportività, massima sportività, quello sicuramente. Nicola, sei veramente un grande, abbiamo anche sentito di un cordiale saluto all'europeo tra te e Romain Coprì, ad attestare che si sia risolto tutto e che sia tutto a posto con i grandi campioni. Ricordiamo che all'ultima prova dell'italiano avevi comunque richiesto, avevi offerto la mano e il saluto a Romain. Sì, purtroppo c'è stato un contatto tra di noi che io ripeto è stata una cosa normale che succedano queste cose in gara, e chiaramente se lui mi lascia lo spazio è normale che provo a passare, non è e che in Italia ancora di più, diciamocelo, ma non c'entra niente, perché comunque quando uno corre normale c'è correre per vincere, quindi è naturale che ci prova, chiaramente nel massimo rispetto delle regole, che non è quello lì di andare addosso o comunque fare del male all'avversario. Lui se l'è presa male, secondo me
non è tanto, tanto lui che sì, diciamo un po' fatto, tutto, c'erano tante, tutto, tante pressioni, insomma, tante da una pressioni parte addosso dall'altra. Che ci ha avuto lui e cose errate che gli sono state messe in testa. E quindi io penso che con lui e poi si comunque, poteva risolvere. Infatti, Nicola, diciamolo, tu sei una persona molto modesta. Comunque Romain Coupry, prima dell'avvento di Nicola Montalbini, sicuramente il campione indiscusso dell'Europa. Arriva un ragazzo italiano, proviene dal cross, con un team italiano, 2 anni fa sconosciuto, e Romain Coupry resta un grande campione, resta il pilota in Europa probabilmente che ha ottenuto più risultati. Però quest'anno c'è stata la conferma di un Nicola Montalbini che sui tempi sul giro non è secondo a nessuno, che in gara spesso e volentieri mette le ruote davanti a tutti e le porta fino al traguardo, una guida pulita, una guida rispettosa dei regolamenti, una guida aggressiva. E comunque c'è anche un fattore di cambio di bandiera, insomma, al vertice. Anche se la tua modestia è tanta, ma i tuoi risultati parlano molto chiaro. Io comunque vorrei dire una cosa a favore di Romain, che comunque io ritengo che sia un pilota molto forte e un pilota completo. Completo si intende che comunque è un pilota che sa andare forte e vincere in tutti i tipi di terreno, che è quello che un po' manca a me. E io come riferimento lo seguo molto lui, o meglio riuscire comunque a fare come fa lui, essere competitivo su tutti i tipi di terreno. Io non è tanto che corro con il quad, quindi sto ancora accumulando esperienza, e secondo me ogni anno che corro continuo a accumularne di esperienza, e voglio continuare così, perché comunque io non ho paura di nessuno, mi piace lottare con tutti. E comunque se c'è un pilota più forte di me, tanto di cappello e andiamo avanti. Però chiaramente io non è che mi tiro indietro dalla lotta, e comunque ci provo sempre finché posso vincere. Molli il gas, io non mollo, cioè. Io faccio la gara mia e cerco di vincere. Nicola, sei stato un grande, ancora i nostri complimenti e un arrivederci per un'intervista pronta e propria per questa gara dell'italiano che si svolgerà domani. Campione! Campione d'Europa nel 2010, campione vittorioso nella gara di giornata in gara 1 dell'ultima prova del 5 giugno in Germania, e il nostro saluto, non ci sono parole. Grazie, andiamo avanti così. Grande Nicola.